Ciao, ben ritrovati a questo nuovo tutorial. Oggi per voi un brano del grande Vasco, Buoni o Cattivi. Molto spesso quando lo suono, appunto, o quando lo comunque mi è capitato di suonarlo, non ho quasi mai rispettato la parte, appunto, che ho trascritto, perché comunque ti porta a metterci un po' più del tuo, insomma, per renderlo un po' strong. Comunque sia, qua sotto trovate lo spartito completo, scaricatelo e iniziamo a guardarlo nel dettaglio. Introduzione che vede appunto divisa in due parti. Sulla prima due misure che poi vanno a ripetersi. Charleston tutto in ottavo. Charleston tutto in ottavi, cassa sul 2 e sul 4, appunto per tutte queste misure qua. Dopodiché seconda parte sempre dell'introduzione, stessa cosa ma con la cassa in 4. Fino all'ultima misura prima di entrare nella strofa che vede appunto sul 4, oltre alla cassa, sul secondo ottavo, 2 sedicesimi sul rullante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Base che vede una piccola differenza tra la strofa e il ritornello. Nella strofa tutto Charleston in ottavi, cassa sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4. Sul ritornello invece stessa cosa, ma sul 3 troviamo 2 ottavi di gran cassa. Groove, strofa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Groove, ritornello. 1, 2, 3, 4. Appunto la nostra strofa, primo finale che vede due aperture sul Charleston, sul secondo ottavo del 2 e sul secondo ottavo del 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Secondo finale invece che vede il nostro lancio che ci riporta al ritornello. Charleston in ottavi fino al terzo quarto, anche la divisione tra cassa e rullante tutto in ottavi, vediamo sull'1 primo ottavo di cassa, secondo di rullante, sul 2 2 ottavi di rullante, sul 3 2 ottavi di cassa e rullante insieme, sul 4 4 sedicesimi di rullante. Io vi consiglio magari di farlo con un leggero crescendo, proprio per dargli quell'impressione di lancio. 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Il nostro ritornello non vede grosse variazioni, quindi ritorniamo alla strofa successiva. Appunto nella strofa troviamo un'ottava misura in cui vediamo sull'1 cassa, sul 2 primo ottavo di rullante e ultimi 2 sedicesimi sempre sul rullante, sul 3 cassa e crash e sul 4 rullante e crash. Quindi un piccolo lancio per poi proseguire sempre con la strofa. 3. Lancio che ci riporta al nostro ritornello, che ha una piccola variazione solo sul 4, in cui anziché suonare tutti e 4 i sedicesimi, come quello in precedenza, suonerà un primo ottavo e 2 sedicesimi sul 4. Ritornello senza grosse variazioni, arriviamo al nostro special. Sulle prime misure troviamo il nostro secondo groove di base, quindi quello del ritornello. Quarta misura in cui vede un piccolo lancio che ci porta sempre alla seconda parte dello special. Cassa sull'1, sul 2 troviamo rullante e secondo ottavo con cassa e crash. Sul 3 troviamo sul secondo ottavo cassa e crash. Sul 4 primo ottavo di rullante e 2 sedicesimi. Vi suono le ultime due misure del primo giro dello special. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sulle ultime due misure appunto della seconda parte dello special troviamo una variazione un po' più interessante. Prima misura che vede primi 2 ottavi di gran cassa, sul 2 rullante e gran cassa, sempre in ottavi. Stessa cosa sul 3, sul 4 troviamo sul secondo ottavo cassa e Charleston con una leggera apertura. Stessa figura la troviamo sul primo, il secondo e il terzo quarto della misura successiva. Sul 4 della misura successiva anche qui lancio con un ottavo e 2 sedicesimi tutto su rullante. Ve le suono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se vi piace di più queste aperture sul Charleston, anziché farle in questo modo,
Io vi propongo eventualmente di fare in alternativa stessa cosa, ma sul crash, stoppandolo. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Arriviamo alla solo di chitarra, anche qua due giri, finale del secondo giro con una variazione. Prima misura che vede sull'1 assieme al Charleston due ottavi di cassa, sul 2 un ottavo e due sedicesimi sul rullante, sul 3 cassa sul primo ottavo e rullante sul secondo, sul 4 quattro sedicesimi di rullante. Misura successiva che vede sull'1 cassa e crash, sul 2 primo ottavo di rullante e secondo con cassa e crash, sul 3 secondo ottavo con cassa e crash, sul 4 primo ottavo e due sedicesimi di rullante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Secondo giro del finale, quindi dell'ultimo ritornello, che anche qui vede appunto una variazione sul secondo finale. Qua semplice semplice, sull'1 primo ottavo di cassa e secondo sul rullante, sul 2 rullante sul quarto, stessa cosa sul 3 rullante sul quarto, fino a qui ottavi sul Charleston, sul 4 la solita nostra figura del primo ottavo e ultimi due sedicesimi sul rullante. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ultima parte che vede appunto tre finali, quindi tre giri. Primo finale che è il nostro secondo groove. Secondo finale appunto cassa sull'1, rullante sul 2. Sul 3 primo ottavo di cassa e secondo sul rullante. Sul 4 primo di rullante e secondo di cassa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ultimo finalissimo diciamo. Cassa sull'1, sul 2 primo ottavo e due sedicesimi sul rullante, sul 3 e sul 4 invece sul secondo ottavo troviamo cassa e il nostro Charleston con una piccola apertura. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, queste tutte le variazioni che ci sono nella canzone. Anche qui vi consiglio di prendere ogni parte, non tanto i groove che sono abbastanza semplici, però tutti i feel, tutti i finali, da vederli singolarmente e poi mettete insieme il tutto. Anche qui il brano è a 125 bpm, magari lavorate un po' più lentamente prima di averlo completato e poi tiratelo su di velocità. Anche per oggi è tutto, se avete commenti, se avete richieste, scrivete qua sotto che fa sempre piacere, anche qualche critica costruttiva fa sempre piacere, quindi non fatevi problemi. Di nuovo vi auguro un buon divertimento e un buon groove. Alla prossima, ciao!